Il giorno della verità è arrivato. Questa sera allo stadio Renato Curi di Perugia il Pescara si gioca la permanenza in Serie B. È l'ultima partita di una stagione incredibilmente tribolata che, se fuori dal campo è stata marcata da un lockdown, ma questo vale per tutti, in campo ha visto una squadra intraprendere un percorso discendente nel corso del girone di ritorno, addirittura di tracollo dopo la vittoria con la Juve Stabia. Ora c'è l'opportunità di rimettere tutto a posto, di cancellare il malfatto di questa stagione e ripartire di slancio dopo il pericolo scampato. Oppure sarà Serie C, che è decisamente un altro mondo, dove tante cose cambiano e dal quale non è facile venire fuori. La posta in palio è elevatissima e le tensioni di questi giorni, che hanno separato la gara d'andata da quella di ritorno, lo fanno capire. Si riparte dal vantaggio minimo dell'andata, un 2-1 che non può far stare tranquilli, ma che è comunque qualcosa quando le partite si giocano sul filo dell'equilibrio. Per Andrea Sottil restano due ballottaggi, molto serrato quello in difesa tra Bettella e Scognamiglio. Il primo si è ristabilito ed è stato più volte provato in questi giorni di allenamento al fianco di Campagnaro. E cercherà di scalzare Scognamiglio, che si è ben disimpegnato nella gara di andata. Il secondo è quello in mediana tra Castanos e Busellato. Andrea Sottil sulla condotta da avere questa sera. Quello di prima, cioè andare lì e giocare per vincere, perché calcoli noi non ne dobbiamo fare, non dobbiamo ragionare che abbiamo vinto, e dobbiamo solo pensare a fare una partita molto aggressiva, molto determinata, molto cattiva agonisticamente quando non abbiamo la palla, e quando abbiamo la palla per giocare per far gol. Noi dobbiamo fare gol, dobbiamo vincere la partita, questo è lo sfruttare il vantaggio. Quindi la testa deve essere quella lì, la convinzione di scendere in campo dal primo minuto e giocare. E soprattutto, vedete ragazzi, facendo vedere il video, tambureggianti come secondo tempo siamo stati molto più veloci, molto più aggressivi. Siamo riusciti a schiacciare l'avversario, abbiamo girato molto più velocemente il pallone, cose che dovevamo fare un po' meglio il primo tempo. Ecco, quello è lo spirito di affrontare questa gara. Bisogna essere lucidi, bisogna essere sereni. Ecco che dicevo, noi non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo giocare, quindi vuol dire sinonimo di lucidità, di consapevolezza di quello che dobbiamo fare noi. Cioè, oggi conta il noi. In noi, quello che siamo noi e come giochiamo noi, quindi quello incorpora assolutamente la lucidità e la serenità, perché la rabbia, l'isteria, l'essere scattosi, l'essere nervosi acceca e quindi non ci rende poi sereni e disinvolti e spregiudicati nel giocare. Sul fronte Perugia, fuori causa Falasco, che si è infortunato lunedì sera. Non recupera Di Chiara. Resta il dubbio modulo. In caso di difesa 4, Rosi e Mazzocchi saranno i terzini. Melchiori e Buonaiuto agiranno a ridosso di Iemmello, pronto a tornare dal primo minuto dopo l'esclusione di lunedì. In caso di 3-5-2, dentro Nzita, come quinto di sinistra. Fuori Buonaiuto. Direzione di gara affidata ad Aureliano della sezione di Bologna. Al VAR Juan Luca Sacchi di Macerata.